Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi parlerò dei prodotti finiti. Questo è un video dei prodotti terminati degli ultimi mesi, in quanto non ho fatto appunto molti video del genere. Ho raccolto un po' di roba e quindi adesso ve la faccio vedere. Ho già iniziato a registrare una parte e poi ora la sto praticamente rifacendo, quindi scusatemi se sembro un pochino scheletro. Cose normali che capitano un po' a tutti. Allora, primo prodotto, ricarica di sapone liquido della Nitra. Come potete vedere è 1 litro, è un sapone che dice di contenere proteine del latte, ha un profumo molto buono, molto neutro in effetti, però mi piace tantissimo. Quella classica fragranza proprio di pulito, che rimane anche sulle mani. È delicato e pulisce bene, quindi. Sicuramente per questo prezzo si trova sempre in offerta da quel sapone e lo riprenderò. Poi vado random proprio. Prodotto per i capelli, ho terminato questo shampoo solido di Lush. Qui troviamo l'etichetta, si chiama Tricomania, sarebbe lo shampoo solido al cocco, quindi il morbidone al cocco. Allora, qui aveva un peso di 138 kg, io ne ho una parte ancora in bagno, però sto buttando la carta e quindi non ho intenzione poi, ecco, di portarmela dietro, cioè, insomma, l'andrò a buttare. Questo è uno shampoo secondo me molto idratante, che ammorbidisce i capelli, li pulisce, mi sono trovata bene, però l'unica cosa che penso è che non vada bene assolutamente per capelli grassi e sottili. Quindi sicuramente sul sito di Lush troverete dei prodotti sicuramente molto più validi perché ci sono tanti shampoo volumizzanti, purificanti, insomma, eccetera. Quindi troverete quello che fa per voi. Questo non è indicato perché ha un potere lavante, non dico basso perché lava, però lo sento un tantino meno rispetto a quelli che ho provato io di Lush. Quindi, evidentemente, è proprio uno shampoo studiato apposta per chi ha i capelli proprio molto, ma molto secchi e insomma, crespi, sfibrati, insomma, come i miei, che fanno schifo. Anzi, a proposito, scusate se questa frangetta l'ho messa così, ma praticamente è lunghissima e la devo accorciare, quindi mi dà proprio troppo, troppo fastidio, proprio troppo, e quindi niente, l'ho dovuta togliere. Passiamo a un deodorante per la casa. Questo si chiama Air Flora, io lo trovo nei negozi di casalinghi Ferdico. È alla verbena dell'Himalaya, costa veramente poco, tipo 99 centesimi. E mi piace parecchio. Questo ha un classico odore proprio agrumato, cioè sa proprio di limone. Va a profumare realmente gli ambienti e non si va a depositare tutto a terra diventando appiccicoso perché io odio questa cosa, che fanno anche alcuni spray, diciamo anche più costosetti. Poi, parlando sempre di shampoo, ho terminato questo shampoo Herbal Essences. Penso che si dica così perché l'ho sentito nella pubblicità, io lo chiamavo Herbal Essence, quindi non so, ditemi voi. È uno shampoo sempre molto idratante, al latte di cocco io cerco sempre questa tipologia. Il profumo non è tantissimo di cocco, ma secondo me è abbastanza dolce e sa un po' di vaniglia. Dice di non contenere coloranti e paraffina, insomma si spaccia un po' per naturale. Ora sicuramente contiene questi estratti in fondo, però in realtà non ha un inci naturale o biologico, quindi se cercate qualcosa di questo genere non vi fate ingannare dall'etichetta. Io sinceramente non ci presto più tantissima attenzione ultimamente. Contiene comunque dei siliconi e anche insomma in fondo dei conservanti che non sono, mi pare, molto approvati dalla community bio. Quindi io ve l'ho detto. Poi troviamo anche il balsamo, che è questo sempre al latte di cocco, sempre profumo molto buono, dolce, e sempre, diciamo, contiene estratti naturali, ma non ha un buon inci, quindi gli ingredienti sono un po' così, sempre siliconi, eccetera. Però con entrambi i prodotti io mi sono trovata bene per il mio tipo di capello. Poi troviamo questo bagno doccia della Yves Rocher alla rosa e all'argan, si chiama Hammam, sa in effetti di un qualcosa di un po' orientaleggiante, sa tipo proprio di buono, di pulito. Ha una leggera nota che sa in effetti anche di rosa, però a me generalmente non piacciono le fragranze alla rosa. E questo stranamente mi piace, quindi ha un qualcosa tipo, secondo me, di droga proprio all'interno, perché crea dipendenza. Io praticamente dopo aver annusato questo ho comprato la crema mani, la crema corpo, l'olio corpo, c'è praticamente tutto perché mi sono proprio innamorata di questa fragranza. Cioè, per me è tipo
centro spa, la pulizia, non lo so. Ha quella nota leggermente orientale in effetti, però che non dà fastidio a mio avviso, perché a volte quelle fragranze troppo argan del Marocco, vaniglia dell'India, non tutte mi piacciono tanto, invece questa diciamo che mi ha proprio stregato. Poi, solito deodorante della Dove, questo alla mela e tè bianco, non mi dilungo, per me è un deodorante ottimo, anche se non ha buoni ingredienti. Una delle mie fragranze preferite, soprattutto vi garantisce tutta la giornata se dovete stare fuori da mattina a sera, anche quando fa caldo. Poi, acqua profumata per il corpo, questa è della Nanni, ed è praticamente al gelsomino e peperosa. Io la trovo sempre nel Casalinghi Ferdico, nella zona del Palermitano, però in altre regioni credo che si trovi o in altri casalinghi o anche forse dai cinesi del 1 euro. Dovete dare un occhio proprio in giro, in tutti questi negozi o di detersivi casalinghi o anzi, forse l'hanno portata anche da Pessapone, almeno qui in Sicilia. Non so, dovete dare un'occhiata. Comunque ne ho sentito parlare anche persone di altre regioni, quindi si trova. Se cercate e avete la fortuna di trovare un posto vicino a casa, lo trovate. Costa. Almeno lì da Ferdico costa 2 euro, sinceramente è molto valida, soprattutto nel periodo estivo, ma io vi confesso che la uso anche alternandola ai profumi in inverno, quando magari devo uscire per un paio d'orette e non ho chissà quale esigenza di usare un profumo che duri, a parte che non ho questi grandi profumi di marca, però diciamo che la uso tranquillamente quando esco per poco, perché so che comunque mi copre quel paio d'orette, poi un po' svanisce ovviamente perché è un'acqua profumata. Però approvato. Ok, credo di aver riuscito a vedere tutto. Ora vado a prendere un'acqua. Adesso vi faccio vedere tutta l'altra roba un bel po'. Andiamo velocemente perché ci sono delle cose un po' noiose, secondo me. Allora, questa è la confezione di bastoncini cotonati della Lidl, sempre Sian, sono 300 e mi sono trovata molto bene, secondo me ne vale la pena per il prezzo che ha. Scusate, ma ho provato a cambiare la posa della frangetta, l'ho messa normale, anche se non vedo più nulla, però non mi andava, insomma, perché non mi piaceva neanche messa di lato. Vabbè, per il momento i capelli sono proprio un tasto no, la devo accorciare. Ok, poi, detergente intimo sempre della Sien, per rimanere in tema, questo è quello della linea biologica, calendula e aloe, linea Nature, è anche certificata, sono 300 ml, ha un profumo discreto, delicato, l'unica cosa è che il pack fa schifo perché si è rotto praticamente dopo il primo utilizzo, non si è più, praticamente non si chiude più, comunque ormai è andato, finito, addio, perché poi odio quando questi pack rimangono un po' così. Comunque, come detergente è buono, secondo me diciamo che non corro alla Lidl per andarlo a riprendere, però se mi dovessi trovare là lo prenderei. Se insomma non ho magari molto tempo di andare da qualche altra parte e mi è finito, lo prenderei tranquillamente. Poi, dentifrici, in realtà questi sono solo una parte perché qui li buttano sempre, sono un pochino distrattati questi dentifrici. Allora, questo è della Durbans e costa veramente poco, almeno alla Questapane io lo trovo a 70 centesimi ed è approvato. Non è il miglior dentifricio che abbia mai provato, però secondo me per il prezzo che ha è veramente ottimo, meglio del pasta del Capitano che non mi è piaciuto proprio il sapore. Mentre Anticarboristeria lo compro e lo ricompro, mi trovo molto bene, questo è sbiancante. Ce ne sono, in realtà ce ne dovrebbe essere un altro di questo che è stato gettato, e forse anche un altro addirittura, perché da un bel po' che non faccio i video determinati, così come anche il detergente intimo, questo in realtà non è l'unico terminato, ma ce ne sono almeno altri due minimo, solo che vengono praticamente buttati, quindi sappiate che ovviamente li uso come un po' tutti, fortunatamente secondo me sono la parte un po' più noiosetta, poi non lo so, fatemi sapere anche voi. Sì, ok, è finito, ora voglio andare a parlarvi di questo prodotto. Questo è Jinju Calling iPads. Sono dei patch, diciamo, da mettere sotto gli occhi rinfrescanti. In realtà io non ci ho trovato molto beneficio, almeno secondo me. Poi fatemi sapere se li avete provati. Io l'ho trovato da OVS, è uno di quei prodotti tanto decantati coreani. Comunque ormai non compro più patch e maschere monodose, per una questione che secondo me è troppo, diciamo, troppo uno spreco. Sono fatti, diciamo così, e
e si posizionano, si mettono in frigo, poche parole. Non so se li ho usati anche correttamente, sinceramente, ho avuto il dubbio, perché non erano molto, secondo me, intuitivi. Comunque, rinfrescano un po' la zona, però non fanno miracoli, tutto ciò. Preferirei a sto punto comprare quelli, diciamo, proprio con il prodotto che si applicano, magari li mettete mentre vi state truccando e poi così fate due cose in uno, cioè non vi sporcate la parte sotto e vi andate a sgonfiare un po' le borse e idratare la zona. Io non lo ricomprerò. Sempre parlando di shampoo, questo qui della Sunsilk al cocco e aloe. Questo diciamo che nì, nel senso un prodotto di, come tanti, come shampoo va a lavare molto bene e non mi ha seccato particolarmente i capelli, non mi ha creato problemi. Dice 0% siliconi e coloranti e questo in effetti è piuttosto pulito, sì. Ha anche il gel d'aloe al quarto posto, comunque acqua, sodio, un'arenza solfato e betaina, acido citrico, insomma un po' come tutti gli shampoo. Poi contiene estratto di cocco, olio di cocco, glicerina, insomma varie altre cosine innocue. Poliquaternum 10, PEG 6, però sì, in effetti lo contiene in basso, ha gli estratti naturali molto più in alto, la classica formula fatta piuttosto bene, non contiene siliconi, coloranti, eccetera. Per capelli secchi e sfibrati, il profumo un po' mi ha deluso in realtà, non è male, però sa più di caramella piuttosto che di cocco, lo ricorda secondo me vagamente. Non lo so, sono un po' esigente con le fragranze al cocco, scusate. La migliore fragranza al cocco, un po' sintetica, però la migliore per me è la crema corpo spray della Dove. Quella proprio, l'estate è una droga. Ok, questo vi ho fatto vedere tutto, una prova. Qui abbiamo la Nuance Dickinson. Questo è un castano chiaro. Non so dove sei. Sì, 4.0 castano chiaro. Non si vedrà mai. Comunque, questo è un buon colore. È proprio il tubicino con la tinta del marchio Dickinson. Io mi sono trovata veramente bene. Lo metto qui perché sennò sporco tutto. Poi, bagno doccia della Sien, questa linea al cocco che per me non sa di cocco. Questa sa di profumo maschile e di sali del Mar Morto, non mi prendete per pazza. Comunque ha un buon inci, 0% siliconi, eccetera, eccetera. 300 ml, costa sempre sull'euro, è qualcosa, l'euro e 90. Mi è uscita una bollicina, fantastico. Mi piace molto la fragranza, però in realtà non sa di cocco, tutto qui. Però provate. Non credo si trovi più, però se lo dovessi ritrovare forse lo prenderei anche. Ottimo. Oddio, questo è il tubicino, è tutto tipo sfogliato. Devo buttare questo detergente per mani della Sien. Rimaniamo a tema molto Lidl, da 50 ml, è quello piccolino da portare in borsetta. Hanno detto che non contiene abbastanza alcol, infatti non lo compro più perché compro quelli dove c'è scritto che sia almeno il 60% di alcol. Per avere un effetto, diciamo così, al 100%, però questo come gel in alternativa, se non avete nulla, è comodo da portare in borsetta. Devo mandare messaggi tutti ora, proprio ora. Ok, questo invece è l'olio detergente struccante della Sien, la linea al miele, Honey Age. Questo è un ottimo olietto, devo dire. Sono 100 ml. I prezzi sono sempre molto low cost perché si trova sempre a Lidl. Strucca molto bene in quanto è un olio, non mi ha creato alcun problema. Io lo uso tranquillamente sugli occhi, sulle labbra, insomma, per togliere comunque le cose un po' più resistenti. Devo dire che mi è piaciuto. Se lo dovessi ritrovare, probabilmente penso che questo lo ricomprerei in quanto ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Poi troviamo questa penna che non so, mi è stata regalata, Clinica Dr. Marcon, Dottor Marcon. Il sorriso è una cosa seria. È praticamente con spray, ma non esce più nulla. Sa di agrumi ed era un disinfettante mani spray, comodo in questo periodo che bisogna avere sempre qualcosa di disinfettante in borsetta. Poi
Questo che è il primer di Urban Decay, sarebbe una base per ombretto. Come vedete, ha tutto essiccato e non esce più prodotto. È leggermente colorato beige, quindi si stende su tutta la palpebra prima di applicare l'ombretto e in effetti ha una buona resa, nel senso che l'ombretto tende a durare di più e non si infila nelle pielette. Siccome io ho una palpebra piuttosto oleosa, diciamo che poi ci sono delle cose proprio indecorose, quindi non ve le faccio vedere. Ci sono le ultime cosine di trucco. Uno è questa cipria, sarebbe nello specifico la cipria di Kat Von D, come potete vedere, presa da Sephora. Come potete vedere è vuota, proprio l'ho usata fino al midollo. Qui però vola ancora cipria, vola, 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 vola. E nulla, è fatta così, è un'ottima cipria per me, soprattutto ottima per il baking, ma è ottima anche per fissare, insomma, i prodotti e per la zona T, perché mi sono sempre trovata bene. Dà un effetto veramente, diciamo, impalpabile, secondo me. Non so se è perché io ho la pelle un po' grassa. Non ha nessun odore, quindi non so perché la sto odorando. Comunque, credo che prenderò il piumino, forse terrò pure la confezione, sì, perché in effetti questa confezione è molto comoda. E magari vado a buttare la scatolina. Comunque, questa è sicuramente consigliata, ovviamente non è un prodotto low cost perché si trova da Sephora, però magari quando si può applicare il 20%, secondo me si può fare. Questo è il formato piccolo, che comunque io l'ho usato veramente da almeno un anno. Spesso ho usato solo questa, quindi diciamo ci sta che è finita. Però insomma dura comunque per essere una cipria in polvere libera, quindi non è male. Poi se comprate quella più grande, un ottimo rapporto qualità e quantità prezzo ovviamente migliore. Poi, cristalli liquidi della Splendor. Oddio, mi è uscita una goccia. Sono un genio. Vediamo se mi esce, magari lo metto sui capelli. Comunque, questi sarebbero i cristalli liquidi, sarebbe tipo una specie di olietto, costa sulle 2 euro ed è del marchio Splendor, si trova un po' in tutti i casalinghi ed è praticamente con olio di mandorle e argan. Allora, di questo mi aspettavo che somigliasse al balsamo, non so se avete presente, il balsamo della Splendor, quella con la confezione beige, il tappo marrone, che sa di olio di argan e fiori di mandorlo, tipo una cosa del genere. Io mi aspettavo che avesse la stessa fragranza, che mi piace, cioè credo che sia la mia preferita, mi piace anche di più di quella al cocco, però purtroppo non ce l'ha. Ha un odore delicato, molto delicato, che non permane sul capello, gradevole, però mi ha un po' deluso l'odore. In quanto ad utilizzo invece è un ottimo olietto, se usate prodotti siliconici va benissimo, non c'è bisogno di spendere non so che. Se invece usate dei prodotti naturali, ovviamente ve lo sconsiglio perché comunque sono tutti siliconi, sì, sitopletosiloxane, poi c'è l'olio di mandorle dolci, dimeticone, profumo e olio di argan con profumo allergenico. Niente di che. Niente di miracoloso, però il suo lavoro lo fa quando dovete andare a fonare i capelli e vi serve qualcosa che vi... Io spesso l'ho usato anche per pettinarmi perché avevo magari tutti i nodi qua sotto, quindi andavo ad utilizzare questo e me li toglieva, quindi riuscivo a pettinarmi perché altrimenti non riesco io. Quindi consigliato. E per finire, spero di non essermi dimenticata nulla, ho terminato questa tarte che si brucia appunto nel tulipanino, quello della Yankee Candle. Quindi voi mettete questa ciardina di cera, sicuramente lo sapete, però lo dico magari per chi non le conosce, perché potrebbe esserci qualcuno, giustamente. E poi sotto si mette la candelina, quella piccola, la D-Light, quindi si scioglie e profuma molto di più rispetto alle candele classiche, sia perché la marca è buona, ma anche questo metodo della torta io la trovo migliore rispetto proprio anche alla candela della Yankee Candle grande. Questa fragranza si chiama Kilimanjaro Stars. Credo che sia proprio uscita di produzione. Qualcuno, la ragazza che seguo, quella che faceva le recensioni, la definirebbe una dopo Barbina perché sa di profumo maschile. Io comunque ho capito che adoro i profumi maschili. Soprattutto alcuni, non magari proprio tutti, ma questi sì, cavolo. Kilimanjaro Stars. Comunque fa parte della linea Fresh perché sapete, ci sono quelle fruit alla frutta, floral, floreali.
food and spice, quelle che sanno di cibi tipo vaniglia, tutte queste cose, biscottini. E queste invece sono le fresh, quindi quelle più fresche, che è la categoria, diciamo, la mia preferita come categoria. Tra le fresh ci sono le mala femmina, come le definisce lei. Io ho lasciato spesso anche nel mio video sulle Yankee Candle il suo canale, quindi diciamo non voglio rubare il mestiere a nessuno, vi ho lasciato il link col canale di questa ragazza che si chiama La Tartizzatrice, una cosa del genere. Quindi cercate magari nel video vecchio se vi interessano le Yankee Candle. È buonissimo e si sente molto. E credo che sia proprio uscita di produzione, però magari non lo so. Potreste, scusate, non so che cosa ho, mica di tutto. Potreste trovarla, dicevo, nelle ceste, magari tra le tarte scontate, o anche su Amazon quando comprate quei set formati da tante parti. Quindi, detto questo, io ho finito, vi saluto e vi mando un grande bacio. Spero di non avervi annoiato, però i prodotti erano tanti, quindi metterci meno di, non lo so, mezz'ora. Mi sembra proprio troppo riduttivo, giustamente. Scusate se vi ho annoiato. Vi saluto. Ciao!